C'è nessuno? Silenzio, giovanotto. Finalmente. Credevo di non trovare più anima viva. Sono stanco. Stanco morto. Ma tu chi sei? Spurio Tito Mamma, prefetto della cavalleria. E che desideri? Parlare con l'imperatore. Sei stato annunciato. Non è il momento per simili formalità. Sono l'autore di un messaggio urgente. Niente è urgente alla corte imperiale, spurio Tito Mamma. Pessime notizie da parte del generalissimo imperiale Oreste. Pessime notizie da Pavia. Pavia? Non è una città abbastanza importante perché le notizie possano essere veramente pessime. L'esercito romano è sull'orlo della rovina. Impossibile. Stanno arrivando i germani. Sono 500 anni che quelli stanno per arrivare. Spurio Tito Mamma. È mio dovere di buon patriota parlare con l'imperatore. È subito. Capito? Calma, giovanotto, calma. Segui il mio consiglio e otterrai quel che vuoi in un batter d'occhio. Per prima cosa recati dal gran ciambellano che riceve tra 2 ore alle 10 in punto e iscriviti nella lista dei nuovi arrivi. Poi presenta al ministro degli interni una domanda di essere ammesso a presentare alla corte una commissione urgente, un messaggio molto importante. E forse ti sarà addirittura permesso di consegnare personalmente il tuo messaggio all'imperatore nel corso dei prossimi giorni. Dei prossimi giorni? O anche nel corso delle prossime settimane. Povera Roma! 2 camerieri sono la causa della tua fine. Sono costretto a constatare con immenso dolore che quanto più avanza questo secolo, tanto più decadono i nostri costumi. Chi misconosce i nostri meriti scava la tomba a Roma. Ave Cesare. Salve. Mi sbaglio o sono oggi le Idi di marzo? Esatto, Augusto Imperatore, sono proprio le Idi di marzo. Giornata storica. La legge vuole che in questo giorno si paghi lo stipendio a tutti i funzionari dell'impero. È un'antica superstizione, l'illusione che ciò impedisca l'assassinio di altri imperatori. Chiamatemi dunque il ministro del tesoro. È fuggito, maestà. Fuggito? Con le casse dell'erario, maestà. Perché si erano vuote? Spera in questo modo di nascondere la bancarotta totale delle finanze imperiali. Uomo abile ed eccellente idea. Non c'è rimedio migliore per nascondere un grave scandalo che quello di montarne uno di più piccole dimensioni. Gli sia perciò conferito il titolo di salvatore della patria. Venite qui. Fatevi cambiare in sesterzi queste foglie d'oro. Però ridatemi il resto, quando avrete tenuto quello che vi devo. Devo ancora pagare il cuoco. Il personaggio più importante del mio impero. Sarà fatto, maestà. Questa corona, all'inizio del mio regno, questa corona, simbolo del potere imperiale, contava 36 foglie d'oro. Ora ne restano soltanto 5. E adesso il pranzo del mattino. La colazione. Il pranzo del mattino, ho detto, a casa mia decido io cos'è latino classico e che cosa non lo è. Augusto ha fatto l'uovo stamattina. No, maestà. E Tiberio? Mi giuri? Niente. E Flavio?
Domiziano, ma vostra maestà ha comandato espressamente di non portare in tavola un uovo di Domiziano. Esattamente, Domiziano è stato un pessimo imperatore. Può fare quante uova vuole, io non ne mangio. Come vostra maestà comanda. Questo uovo chi l'ha fatto? Marco Aurelio, come al solito. È una gran gallina. Tutti gli altri imperatori non valgono un bel niente. Chi altro ha fatto l'uovo? Odoacre. Però? Due uova, anzi. Straordinario. E del mio generalissimo Oreste, che dovrebbe sconfiggere il principe dei Germani? Niente, purtroppo. Ah, niente? Non ho avuto mai molto stima di lui. Voglio che stasera mi sia portato a tavola con un ripieno di castagne. Come vostra maestà comanda. E della gallina che porta il mio nome, che notizie mi dà? È l'animale più nobile e intelligente di tutto il nostro pollaio. Ma fa l'uovo questo nobile animale? Quasi, maestà. Quasi? Che vuol dire? Una gallina fa l'uovo, non lo fa? Non ancora, maestà. Era lì lì per farlo. Ma non l'ha fatto. Basta. Se non è buona niente, sarà almeno buona in petto. Dal cuoco che cucini anche me. Stasera, insieme a me. Maestà! Cosa vuoi? Il tuo imperatore, tu gli rotondo. Maestà, è terribile, mostruoso. Lo so, lo so, lo so, caro il mio ministro degli interni. Sono due anni che non ti pago lo stipendio, ma che vuoi farci? Proprio oggi che volevo farlo, il ministro delle finanze è scappato con le casse dell'erario. Maestà, la nostra situazione è talmente catastrofica che nessuno in questo momento ha il tempo di pensare al denaro. Non mi è andata bene anche stavolta. È appena giunto il prefetto Tito Spurio Mamma, che non scende da cavallo da due giorni e due notti per portare al suo imperatore notizie da Pavia. Scende da cavallo da due giorni e due notti, fallo scendere per bacco e nominalo cavaliere per meriti sportivi. Posso farlo passare. Ma non è ancora stanco. È prossimo a un collasso fisico e psichico. E allora conducilo nella più tranquilla delle camere per gli ospiti, anche uno sportivo ha bisogno di dormire. Ma l'ambasciata, maestà. Oh, il messaggio più catastrofico riesce più gradevole se detto dalla bocca di un uomo riposato, lavato, ben rasato. Lo riceverò domani mattina. Ma non è possibile, maestà. Si tratta di una notizia che sconvolgerà il mondo. Non sono le notizie a sconvolgere il mondo. Sono i fatti. E quelli non possiamo cambiarli. Perché sono già accaduti quando le notizie arrivano. Sono le notizie a turbare il mondo. Perciò bisogna abituarci a farne a meno. L'arrosto è l'antiquario Apollione. Maestà? Apollione, sono tre settimane che ti aspetto. Sono desolato, maestà, ma c'era un'asta ad Alessandria. E per te è più importante un'asta ad Alessandria? La liquidazione dell'impero romano. Gli affari sono affari, maestà. Perché non sei stato soddisfatto degli ultimi busti che ti ho venduto? C'era quel cicerone specialmente, che era proprio un pezzo di valore. Sì, 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 è stato un caso fortunato. Ne ho venduti 500 calchi in gesso. Li ho spediti ai vari ginnasi che stanno venendo su come funghi nelle foreste vergini della Germania. Ma che ne dici mai? La Germania si starebbe dunque civilizzando. Se i germani si convertono alla civiltà, smetteranno di invadere l'impero romano. Allora, li vuoi questi busti, sì o no? Ma bisognerebbe che li esaminassi un'altra volta attentamente. E vai pure di là, Achille! Grazie. Dai una scala, Apollione. Romolo! Romolo! Se almeno la smettessi di mangiare in un momento simile. Come vuoi, cara. Sono molto preoccupata. Il gran giambellano Evio mi ha accennato che è giunta una notizia terribile. Va bene che non mi fido di Evio, che è un germano. Mi dispiace di contraddirti, mia cara, ma Evio ha una cultura come non ce l'ha nessun romano al giorno d'oggi. Non starai per caso diventando germanofilo? Iramo, il coperto di mia moglie e il primo uovo di Odoacre. Insomma, vuoi dirmi una buona volta qual è questa terribile notizia che è appena arrivata?
Ma non la conosco. Ho mandato a dormire il messaggero. Ma Romolo, come madre della patria. Ma come padre della patria sarò probabilmente l'ultimo imperatore romano. E già per questo avrò un posto alquanto svantaggioso nella storia universale. Ne uscirò maluccio in ogni caso. Ma c'è almeno un merito che non voglio lasciarmi togliere. Non si dovrà poter dire di me che ho disturbato inutilmente il sonno altrui. Buongiorno, padre. Buongiorno, figlia mia. Hai dormito bene? Da quando sono imperatore dormo sempre benissimo. Piramo, il coperto della principessa e il secondo uovo di Odoacre. Come? Odoacre ha fatto due uova. Che vuoi? E un germano li fa in continuazione. Vuoi un po' di prosciutto? No, grazie. Un po' d'arrosto fritto? No, neanche, grazie. Quando studi recitazione con quell'attore, quel filace, hai perduto l'appetito. Ma che cosa stai studiando, si può sapere? Il lamento di Antigone prima di andare a morte. Lascia stare quel vecchio e lugubre dramma. Dedicati piuttosto alla commedia. È più adatta alla nostra situazione. Ma Romolo, lo sai benissimo che le commedie non si addicono ad una ragazza che ha il fidanzato prigioniero dei Germani da 3 anni. Il ministro della guerra Mares chiede di essere ammesso a parlare con l'imperatore. Dice che è urgente. Lo riceverò dopo il pranzo del mattino. Achille! Dì al ministro della guerra che la famiglia imperiale è lieta di riceverlo subito. Sei sempre stata eccessivamente militarista, mia. Maestà! Ma stamattina tutti i membri della mia corte sono estremamente pallidi. Cosa vuoi, Mares? Nella mia qualità di ministro responsabile delle operazioni belliche contro i Germani, sono costretto a pregare Vostra Maestà di ricevere immediatamente il prefetto della cavalleria, Spurio Tito Mamma. Ma perché ancora non dormi, campione? È indegno di un soldato dormire quando il suo imperatore è in pericolo. Cominci a seccarmi! Questo senso del dovere dei miei ufficiali. Romolo. Bisogna che tu riceva immediatamente Spurio Tito Mamma. Maestà, non è necessario, moglie mia, perché proprio adesso Piramo m'annuncia che Odoacre ha fatto il terzo uovo. Ma come osi parlare di pollame mentre il tuo impero vacilla e i tuoi soldati stanno facendo per te i più grandi sacrifici? Ma è assolutamente giustificato, visto che furono le oche a salvare il Campidoglio. E poi non ho più bisogno di ricevere Spurio Tito Mamma per conoscere il suo messaggio. Il generalissimo Odoacre, generalissimo dei Germani, deve avere occupato Pavia. Oh, no! La gallina che porta il suo nome ha fatto il terzo uovo. Padre mio, non può essere vero! Purtroppo Pavia è caduta. Roma ha subito la più grave sconfitta della sua storia. Il prefetto reca le ultime parole del generalissimo Oreste, caduto valorosamente, prigioniero dei Germani, con tutto l'esercito. Ma le conosco le ultime parole dei miei generali prima di cadere prigionieri dei Germani. La guardia muore, ma non si arrende. Mai uno che non abbia pronunciato qualche cosa di simile. Ministro della guerra, dia al prefetto della cavalleria che se ne vada a dormire. E che mi lasci in pace. Bisogna che tu faccia qualcosa, Romolo, e subito, altrimenti siamo perduti. Vedrò di stendere un proclama alle truppe, stasera però. Ma se le tue legioni sono tutte passate ai Germani. E allora nominerò Mares, maresciallo dell'impero. Mares? È un imbecille! Ma certo che...